I temi sul tavolo sono l'organizzazione per l'estate che verrà, sia dal punto di vista logistico, sociale, imprenditoriale e legale, perché sicuramente le dobbiamo far convergere le due cose insieme, nel senso ciò che chiederanno la Polizia Municipale e ciò che chiederanno i nostri operatori per poter lavorare nel miglior modo possibile. Abbiamo cercato di trovare il massimo punto di convergenza, massima collaborazione da parte nostra, come c'è la massima collaborazione da parte dei nostri operatori, però dall'altra parte anche capire e comprendere chi è che sbaglia per negligenza e chi sbaglia per dolo. Sono due cose diverse e sicuramente dovranno essere prese due posizioni da parte degli organi di competenza in maniera diversa. Credo che dopo un anno e mezzo di pandemia l'operatore sappia indicativamente cosa deve fare, soltanto che nella socialità dell'estate c'è una voglia da parte di molte persone di trasgredire, di andare oltre, e sarà nostro compito quello di cercare di trovare il punto massimo per soddisfare il cliente che vuole trasgredire e il rispetto delle leggi. Zona Sottomonte, la zona di Viale Trieste e il Baia Flaminia sono quelle dove c'è la più alta concentrazione di locali. Questo però non vuol dire che sono le zone cattive. Sicuramente si dovrà fare molta più attenzione in quelle zone. Non vogliamo assolutamente pensare a una terza ondata da settembre-ottobre, che è quello altro che la sofferenza che abbiamo sopportato, lì sarebbe la morte di molte, molte attività. Ogni estate si ripresenta il fatto che la pandemia retrocede, quindi non abbiamo apparentemente nessun tipo di problema, per cui c'è il libera tutti. Abbiamo la popolazione, quindi le persone, i clienti che si sentono in diritto di vivere come facevano prima, e veramente non è proprio il caso. Cioè abbiamo delle difficoltà dal punto di vista gestionale nel qualche modo gestire la clientela. Quindi da un lato sì, il gestore deve seguire e lo fa. Tutte le regole che sono state date, tutti i protocolli nazionali, regionali, eccetera. D'altra parte bisogna fare anche un piccolo appello alla popolazione a seguire un po' quello che il gestore del locale di riferimento ti dice, e insomma non arrabbiarsi e cercare, insomma, abbiamo visto anche diverse situazioni in cui l'assembramento si rivolta contro il gestore che vuole mandare via, ma non solo contro il gestore, ma qualche volta anche con la forza pubblica.